della Presenza, il primo video che facciamo la Firenze 2016, per la data 2016-2017, non so se tutti mi conoscono, sono Marco Ciani, sono il nuovo delegato provinciale della provincia di Firenze, eccetera. E questa mattina abbiamo due allenatori, Gamba, molto bravi, e quindi ho avuto un modo di conoscere in modo diverso, ma anche molto approfondito, Giulio Cadeo, inizia quest'anno qui a Firenze, con la Fiorentina Basket di Serie B, tratterà l'argomento sulla difesa, previsto, e dopo avremo un argomento invece riguardante l'attacco. Non abbiamo microfoni, però penso che sia abbastanza buona. Prego appunto di abbandonare Giulio e per avere maggiore attenzione anche da parte dei ragazzi, di avere un buon clima e quindi di non creare troppo rumore. Domande lasciamo tutta la fine, o anche molto ben accetto. E niente, buon anno a tutti, buona stagione a tutti e buona giornata. Se non piace difendere,
ti romperà le palle. Uno. Due, poi siamo noi un po' che castriamo i giocatori, secondo me per alcune cose, per filosofie, del tipo, io non dico mai al mio giocatore non cercare la palla, a qualsiasi età. Poi potrò dire, perché hai cercato la palla? O definire il momento dove devo cercare la palla o no. Questo perché? Perché noi non conosciamo il talento dei nostri ragazzi in difesa. Si parla sempre di talento offensivo, si parla poco di talento difensivo. E invece, secondo me, è uguale. Totalmente uguale. Faccio un esempio anche qui, magari così. Spiccio. Ma voi provate a pensare, quelli che più o meno hanno la mia età, se ricorderanno bene, quelli più giovani si ricordano cose diverse. Ma Mike D'Antoni, ve lo ricordate quando è venuto in Italia o giocava in America? Questo non faceva mai canestro, ma mai, non tirava nemmeno. È uscito dopo, è arrivato a 22-23 anni, quando è andato via faceva canestro. Questo vuol dire che da 22-23 anni, quando ha finito la carriera, è migliorato tantissimo. Da tre punti diventava pericoloso, non si poteva contabilizzare. Quando è venuto in Italia gli davano 18 metri, lasciatelo tirare, non faceva mai canestro. Faceva degli assist, quello sì. Fisicamente, giocatore normalissimo, faceva fatica a schiacciare, non era velocissimo, ma rubava 7-8 palloni a partita. Ho pensato, ma se questo qui all'inizio c'era un allenatore che gli diceva non rubare i palloni, non rubare i palloni, la palla canestro non avrebbe avuto mai nella scuola. Non so se questo qua va bene, tu faccio canestro, faccio questo, non salto, non corro, faccio solo gli assist. E io dico, perché noi siamo meglio di Mike D'Antoni qua? Allora, lasciamo a volte i ragazzi hanno delle qualità che nascoste o che noi non riusciamo a farli esprimere. Ritorno indietro dicendo, appunto, tendo a lasciare che i ragazzi prendano iniziative, poi diamo giocatore, certo, ogni volta che vede il pallone che salta addosso e va tutto 5 volte su 5 c'è qualcosa che non va. Però lì cominciamo a lavorare, cominciamo a prendere noi per migliorare questo ragazzo. L'altra cosa è che se sono forte in difesa, sono aggressivo in difesa, posso rubare dei palloni, appunto, limito l'altro giocatore, l'attaccante, quindi sono utile alla squadra e coinvolgo tantissimo i ragazzi nel gioco, perché non tutti hanno lo stesso talento. Quindi poter gratificare il ragazzo per quanto riguarda il 50% del campo, la difesa. Se poi difendo forte con palloni faccio anche dei punti, quindi oltre a difendere poi mi interessa anche nel tabellino dei punti, che comunque è un altro aspetto importante che i ragazzi guardano e ci dicono. Ma non solo, chi è bravo in attacco, chi fa qualche punto qui in attacco, deve sapere riconoscere i compagni che sono più bravi di lui in difesa. E qui entro più nel discorso di gruppo, di squadra, di stare insieme, di sapere valutare le proprie qualità, ma di saper valutare anche le qualità dei compagni e accettare le problematiche, gli errori, i limiti dei compagni. Questo sicuramente è un aspetto importantissimo, noi siamo responsabili, perché creiamo una mentalità, creiamo dei giocatori che poi, quando saranno senior, saranno dei giocatori di un certo tipo. Mentre invece, adesso, a percentuale dei giocatori con questa mentalità, io devo dirvi che si sta abbassando. Più passano gli anni e questa percentuale si abbassa. Abbiamo più giocatori egoisti, più giocatori che valutano solo le cose buone. Appena un compagno ha dei limiti,
Garelli viene subito appuntato e qui non si crea l'eternità, non si crea tutto, non si crea quello che è lo spirito di un gioco di squadra, perché stiamo facendo un gioco di squadra, se no dobbiamo fare un gioco singolo. Ritornando allo sport singolo e di squadra, tutto quello che noi dobbiamo far passare a questi ragazzi qua, e qui mi esco un po' dal discorso difensivo, è che noi siamo uno sport che si allena poco e poi hanno sempre gli alibi di allenarsi troppo. Dovrebbero andare a vedere quelli che fanno gli sport, non so, subiscono dice che fanno anche, hanno avuto anche altre esperienze degli sport singoli, però cioè, io so, amo il tennis, quindi magari un po' più tennis, ho degli amici che hanno dei figli che fanno nuoto. Ragazzi, questi qui si alzano la mattina alle 7, vanno a nuotare prima di andare a scuola, finisce la scuola vanno a nuotare, fanno merenda, vanno a nuotare, fanno 2-3 allenamenti al giorno. Una tristezza, quando vedi tu nel mondo deve essere una tristezza, si arriva e fanno 6 ore, noi continuiamo 2 ore, facciamo 4 allenamenti alla settimana, sono troppi. Perché io dico forse uno può fare allenamento tutti i giorni, 6 giorni alla settimana, 7 giorni alla settimana, e lo sport di squadra invece no, sono dei poverini. Loro sono dei poverini. Ho divagato un attimo, però è questo secondo me quando ci si incontra tra allenatori, vedere quello che è un allenatore vede durante la settimana, durante l'anno, i ragazzi, le sue esperienze, condividerle con gli altri, se sono le stesse. Qualcosa? Allora, altro aspetto, più di parte perché la parte delle motivazioni è che in difesa cerchiamo di non esserci mai. Non voglio difendere, voglio che sia l'attaccante che si deve difendere da me. Lui deve essere preoccupato che ha la palla in mano. Se lui sta a questa distanza, perché noi diciamo non farti battere, quando diciamo non farti battere, cosa fanno i vostri giocatori quando gli dite non farti battere? Questo. Qualcosa di diverso? Qualcuno gli dite non farti battere e fa questo? Mi è capitato, a me no. Senza dirgli niente, ragazzi che non conosco, il primo giorno che vado a fare allenamento, società nuova, fanno questo. Secondo me questo è un consenso. Fa proprio di mentalità. Perché nel momento in cui questo si stacca, quello diventa aggressivo. Che si stacca. Uno contro uno, preparati, guardate, senza palleggiare, ok, per il momento senza palleggiare, vai, pronto, sta, adesso palleggia, ok, no, adesso tu gli vai a vicino, gli metti un avambraccio addosso e gli vai a vicino, vai, no, già 2 atteggiamenti diversi di questo ragazzo qua, uno ha buttato giù subito la palla e ci va bene, perché comincia già a diventare meno pericoloso, perché se la palla in mano ha più possibilità chiaramente di essere pericoloso. In più i suoi piedi sono già andati indietro e lui ha cominciato a ruotare. Invece prima ha fatto questo, si è abbassato e è stato aggressivo. Ha palleggiato davanti ai piedi per attaccare. Adesso ha palleggiato di fianco e è arretrato. Poi, l'altra considerazione che fu finita. Quando un giocatore ha una palla, se vuole
qui non so dove vado a finire, inizio questo discorso, poi dopo faccio le riflessioni. Allora, giochiamo a settore gioco a tutti i livelli, tutti i tagli, da tutte le parti del nostro stato. A casa per giocare, per prendere lì, ci ha messo le mani addosso, tanto non ha fischiato. Ma le mani addosso, è una domanda che mi faccio, c'è qualche altro? Zero. Ma no, non è quello che diventi responsabile. Nemmeno ti fate mettere le mani addosso o no? È fallo o non è fallo le mani addosso? Va bene. Fallo o non è fallo? Fallo. Sì, sì. Lo fischiano? Vai. Lo fischiano? Boh. A livello serio? Togliamo il settore giovanile. Partiamo, a livello serio lo fischiano? Sulla mano chi dice che lo fischia? Dipende. Percentuale? 73, benissimo. Allora, io vi domando, ma quando mi devi insegnare ai ragazzi a mettere le mani addosso? Cioè, mi chiederanno meglio questi ragazzi. Qual è la scelta? Non glieli facciamo mai mettere, poi si arrangeranno, non faranno che puntavano nel capo. Non farà che riuscirà a capire che quella è una cosa che gli dà vantaggio o non gli dà vantaggio. Mi pare poco. Allora noi diciamo, beh, chiamo il pick and roll già da 14 anni perché tanto lo devono giocare il pick and roll in realtà. Se non imparo a giocarlo adesso e quindi al 15-16 si vede. Perché lo devono giocare sul campo? Perché allora non insegno qualcosa? Se è lecito insegnare qualcosa, perché l'avambraccio di quello che fanno. O è fatto l'avambraccio. E guardare 12-14 ragazzi e fare l'allenamento di un'ora e mezza.
gliela devo rubare. E rubare non vuol dire che sequestra, quindi qui poi ci sono esercizi che facciamo per cercare di rubare, cosa vuol dire? Se la palla qua, io lo dico una volta, la palla esce, per me non è rubare la palla. Però rubare la palla e cercare di impossessarsi della palla e fare cadere. Come questa situazione qui anche in palleggio. Tutto campo, pressiamo, corro. Soddisfatto nel primo caso A o caso B?
forse. Poi pensaci, se dice ancora forse o no. Ah, sei convinto, ecco. Ecco, questo è il problema. Se lui è gratificato, perché è lui che ha tirato fuori qualcosa, è arrivato all'obiettivo, sì, perché ha dato del candello, ma qualcosa di suo, perché è concentrato, perché l'ha fatto, io credo che questo sia un grosso risultato. Adesso stiamo parlando di difesa, ma su tutte le cose, su tutte. Dal tagliafuori, o tutte le volte che gridiamo, corriamo, corriamo, contropiede, contropiede. Posso divagare? Oh, vi interessa solo la difesa? Ci dà. Io credo che e non lo fa. Quindi noi ci siamo messi l'anima in pace come allenatore, perché io l'ho detto tutto, però loro non lo fanno. E quindi la colpa di chi è? Poi ci sarà qualcuno che non può pensare che erano 12 e 12 che non ne frega più. Questo è il messaggio. Quindi la stessa cosa in difesa. Devo avere, devo essere bravo durante la settimana, durante l'anno, a non dovermi scolare in panchina per vedere una squadra che, capito cosa voglio dire? Passo la palla a lui, niente, quando gli uffici così. Quindi la nostra mentalità qual è? Passo la palla. Ok, e quindi già una scelta tale. A livello di settore giovanile, io dico, intanto non farti battere da nessuna parte. Poi magari più avanti ci possono anche essere queste scelte qua, adesso. Ok, e quindi è uno che osserva. Quindi anche dire, non tenere questa condizione sarebbe un po' casuale quello che ci siamo detti qui, quindi essere coerenti. Prima dico, devo pensare, devono scegliere, devono fare, poi appena lui fa una cosa del tipo non manda visto perché non è capace, io gli dico no, tieni i piedi qua, perché non devi farti male. D'accordo? Magari quello che non posso dire è di non tenere le mani, le braccia troppo alte, ma di tenerle un po' più basse, o di con una mano sola andare a ostacolare la palla per il passato. Sì. Poi
La cosa che io ho visto è che tre volte su tre è andato al freddo. Che lui in partenza sta a due metri o che sta attaccato al rigore canestro sempre. Allora, proviamo con un'altra cosa. E questo difensore qua
Vai. Trovati in questa situazione. A 2 metri, parte da 6-7 metri e dopo 3-4 metri si trova a 2 metri. A voi succede, a me, un sacco di volte, nel settore giovanile. È possibile. Però
Ecco, è qui che, siccome però lui probabilmente il giocatore, adesso dico, il vero, anche se non è vero, più forte in attacco, più veloce, più poi, perché il giocatore più lento mi passa tanto 3 secondi, mi fa una mezza esitazione, in giro di 3 metri mi ha preso un medio lento. Thank you.
allenatore. Sì. Allora, adesso se lui non sta più correndo verso l'attaccante,
ma dici tanto questo parte e allora un po' lo fa e poi si ferma. Non è così, perché lui è il miglior tiratore della puntata per piano, fa canestro sempre. E quindi cosa fai se fa sempre canestro? Ti togli il tiro, se non fa canestro. Grazie.
Tu arrivi, tu parli di ragazzi, quando arrivi qualcosa che ti ripeti così fai uno e poi dopo lo corri o scivoli a seconda di quella tragedia. Pronti? L'hanno già, perché l'hanno solo sviluppato.
Allora, ritornando. Thank you.
sulla palla, ti ho fatto chiudere il palleggio, oltre poi a essere che si stacca, tanto non essere palleggiato e si stacca, piuttosto che vado vicino ma ti vuole mani così. Invece qui diventa importante riuscire a stare sempre con le mani sul passaggio, sulla linea di passaggio, per non far sì che dopo che ho fatto questo lui possa fare un passaggio di mani. Ma questo giocatore sta sotto con le gambe, quindi deve cercare con una mano sempre di metterla sulla linea di passaggio, perché lui deve usare il piede fermo. Se è capace di stare e usare la mano esterna, destra e sinistra, se la passare la palla con una mano. Quando noi diventiamo aggressivi così, la maggior parte proviamo ad essere tu smetti di sbagliare, sbaglieggia, smetti di palleggiare, vai, hai smetta con il ecco, vai, palleggia, poi smetti. Se riusciamo a mantenere questo cosa vuol dire? Questo giocatore va indietro col corpo e porta la palla sopra la testa. Questo è quello che vogliamo, portare la palla sopra la testa. Che è visibile a tutti i nostri compagni e difficilmente escerà un nuovo assaggio con cuore della palla. Se avete domande, altre cose, io ho allenato, è già iniziato l'allenamento, abbiamo 4 minuti per le 10 e mezza, sono a vostra disposizione, qualsiasi cosa. Grazie.